I crimini mafiosi fino all'uccisione di Falcone nel 1992 nella strage a Capaci, questo è solamente uno dei filoni che si possono ammirare e vedere nella mostra che si svolge a Palazzo Mussolini nel corso del premio Ilaria Alpi giunto alla 18ª edizione di Letizia Battaglia, fotogiornalista di Palermo, quindi conosce nelle viscere la città siciliana. Tante fotografie in questa mostra veramente bella, soprattutto immagini crude che colpiscono il visitatore. Tante immagini, non moltissime, ma le ho scelte con cura proprio per il premio Ilaria Alpi, perché volevo che fosse una piccola testimonianza del mio impegno, del mio lavoro e anche del mio sentire solidarietà per il lavoro di questa donna e di tutte le donne che lo fanno con serietà, che sono impegnate seriamente a svolgere le attività che portano avanti. E sono veramente onorata di essere qua, poi mi piace lei, giovane, 33 anni, io 77, che siamo unite da un impegno, questo mi piace molto. Un lavoro che mi ha segnato sino ad adesso e non è facile raccontare della propria terra, raccontare il dolore che vive la tua terra. Io non ho fatto l'inviata, io ero lì, fotografavo Mattarella ammazzato, poi ritornavo a casa, andavo a cucinare, andavo a sviluppare, facevo una vita lì, in quel luogo dove avvenivano tante morti, tanto dolore e tante ingiustizie. E io sono qui per solidarietà con una giovane vita spezzata, ma anche perché non voglio arrendermi sino a che potrò porterò in giro le mie foto, perché voglio denunciare che le cose non sono cambiate e che ancora non abbiamo punito i responsabili, quelli che ci sono dietro, tutte queste morti, dietro tutto questo dolore, dietro tutta questa carneficina che abbiamo vissuto. L'odore della guerra, la guerra vicina e la guerra lontana, al premio Ilaria Alpi 18ª edizione con Fabio Bucciarelli. Giovane fotografo, ma è già immortalato dei momenti importantissimi delle guerre in Medio Oriente, in particolare in Libia. Ricordaci tu come mai. Guarda, il conflitto libico è durato 8 mesi. Io ho cominciato a coprirlo dei primi scontri prima dell'intervento NATO in Cirenaica, Bengasi, dopodiché per il Fatto Quotidiano. Dopodiché sono andato a Tripoli, sempre per il Fatto, per la caduta di al-Bazizi al compound di Gheddafi. E il periodo più lungo che ho passato, circa un mese e mezzo, è stato per la battaglia finale di Sirte. Noi eravamo a Misurata, dico noi, con altri fotogiornalisti amici, e ci muovevamo quotidianamente da Misurata a Sirte. È durato circa un mese l'assedio alla città, la città natale di Gheddafi, fino a quando è stato catturato e ucciso il Reis. Tu vorrei sapere poi come... Io vorrei sapere come hai fatto a trovarti in quel momento. Guarda, nel posto giusto, giornalisticamente parlando. È stato ucciso a Sirte Gheddafi. Nel momento che è stato ucciso non c'erano fotogiornalisti, non c'erano cameraman, non c'erano giornalisti sul posto. Quindi il corpo è stato portato a Misurata. Fino a quel momento non erano uscite immagini. L'immagine che era uscita era un'immagine da un cellulare, ovvero una fotografia fatta a un cellulare. Quindi fino a quel momento non c'era, diciamo, un riscontro giornalistico della morte del Reis. Io ero a Sirte, sono tornato anche io a Misurata con i ribelli, mi sono messo alla ricerca del corpo. Chiaramente omertà totale, quindi non l'ho trovato immediatamente. In quel momento lavoravo per il The Times a Londra, dovevo mandare le immagini entro una certa ora prima che chiudesse il giornale. Arriva una chiamata da un mio amico che lavorava per AP dicendo che c'era il figlio di Gheddafi, Mutassim, fuori, il corpo chiaramente, fuori Misurata in una casa dei ribelli. Quindi ci siamo catapultati per documentare appunto la morte del figlio.